Buongiorno, buongiorno a voi tutti che ci seguite. Oggi 13 dicembre 2022 in collegamento con Esmail Moaddessa. Ancora una volta grazie di essere con noi Esmail, giornalista e scrittore, ormai un habitué di Liberi TV, la nostra finestra sull'Iran, su quello che succede in Iran. Volevo fare una breve introduzione perché stiamo parlando ovviamente di tutto ciò che sta accadendo in Iran dopo la morte di Mahsa Amini ed è appunto il 13 settembre ormai. Anzi, l'arresto, la morte è stata il 16 settembre, una vera e propria sommossa di popolo. Noi abbiamo cominciato una prima trasmissione subito dopo, poco dopo, pochi giorni dopo la morte, che poi abbiamo titolato Questa è la volta buona. Un po' in qualche modo tradivamo la nostra, oltre che diciamo una previsione, ma anche un auspicio. Era un po' più un auspicio che una previsione, ma quello che è successo dopo ci fa pensare oggi che non è stato tanto ardito quel titolo. Questa è la volta buona, nel senso che è la volta buona che questo regime iraniano teocratico venga seriamente messo in pericolo e possa cadere. Ebbene, quello che è successo dopo è lo sviluppo di una vera e propria sommossa di popolo, soprattutto di giovani. È iniziata con la morte di questa ragazza che sicuramente diventerà un simbolo a livello storico. Mahsa, ricordiamo Gina perché il suo nome era una ragazza curda, Gina Amini, che è stata arrestata perché non indossava correttamente il velo, arrestata dalla polizia morale, e poi dopo qualche giorno è stata appunto, mentre era in custodia, sostanzialmente uccisa. Ed è ovviamente un simbolo ormai. Si sono sviluppate delle sommosse, diciamo, delle rivolte popolari in tutte le città dell'Iran. I morti, ovviamente quelli non ufficiali, sono tantissimi. Cominciano a esserci delle esecuzioni, sono già un paio di esecuzioni capitali che si sono consumate in Iran, ovviamente pubblicamente, come è uso, diciamo, soprattutto delle teocrazie, le esecuzioni pubbliche, e la cosa non accenna a diminuire. All'inizio l'informazione in Europa era molto timida su questo, pian piano si comincia si cominciano ad aprire spiragli sempre più ampi. Già qualcuno, tra le altre cose, io un po' me la canto e me la suono insieme a Ismail, fa dei collegamenti che noi in qualche modo già avevamo fatto tra questo e quello che accade in Ucraina. C'è, secondo me, un qualcosa che si spalleggiano a vicenda le due cose, un sentimento di libertà, un sentimento irrefrenabile che riesce a sconfiggere i facili pronostici. Rivolte in Iran ce ne sono state, e Ismail ce l'ha detto già più di una volta in passato, sono state soppresse in qualche modo, in modo sanguinoso. Questa volta pare veramente che, nonostante la repressione durissima, queste proteste non si fermino. L'Ucraina, dopo il 24 settembre, febbraio, scusate, l'invasione, il tentativo di invasione da parte di Putin, già molta parte del mondo la dava per spacciata, cominciavano a cancellare dalle mappe questo paese. Ebbene, l'Ucraina sta ancora lì, si sta lentamente riprendendo i territori che sono stati sottratti, con un dispendio umano gigantesco. E evitiamo di citare anche altri posti del mondo, per esempio in Cina, dove l'ordine comincia a vacillare, anche lì regimi molto, molto, molto duri e ovviamente non democratici. Esmail, voglio dare a te la parola per darci un aggiornamento su ciò che accade in queste città dell'Iran e se soprattutto sai, tra le altre cose, oltre delle esecuzioni, ce ne sono altre in previsione, oltre queste prime due. Sono tantissime anche le persone incarcerate. A te la parola, Ismail. In Iran attualmente in carcere ci sono 30.000 arrestati di questi giorni e molti, almeno da 40 a 60 persone, rischiano la pena di morte. Ma perché il regime fa pena di morte? In questo momento così delicato che tutto il mondo è allerta a vedere che cosa fa il regime. Se ci mettiamo un attimino al posto del regime, capiamo che non ha altro da fare, non sa altro che reprimere e uccidere.
Per esempio, prendiamo la tragica e dolorosa impiccagione di Magi Tresor che hanno fatto ieri in carcere a Mashhad. Questo è un ragazzo che l'hanno accusato di aver ucciso due Basiji 23 giorni fa, quindi in 3 settimane. Hanno approvato, hanno processato, hanno impiccato. È un'assurdità da qualsiasi punto di vista. Il regime ha annunciato di averlo impiccato pubblicamente. Già vediamo che cos'è questo impiccagione in pubblico. In passato il regime iraniano realmente impiccava le persone in pubbliche piazze con molta gente appunto per incutere paura. Ma questa volta, in questi giorni, il regime ha impiccato Magi Tresor dove erano presenti i Basiji e i Pasdaran, cioè gli stessi uomini della repressione del regime. Questo cosa, che lettura possiamo dare a questo? Che il regime iraniano non ha paura, ha paura di impiccare le persone in pubblica piazza come passato, ma dall'altra parte ha bisogno di far vedere, uccidendo, farsi vedere forte ai suoi stessi uomini. Già, poi quando hanno impiccato Magi Tresor, la cosa tragica, un attimino, che cos'è diciamo la natura di questo regime? La sera prima hanno chiamato la madre si è incontrato con il figlio, poi gli aguzzini le hanno detto che insomma deve stare tranquilla perché le cose stanno andando bene. E invece alle 7 di mattina hanno chiamato la madre dicendo che l'hanno impiccato, dove hanno seppellito e hanno proibito che i familiari andassero alla tomba. Poi i giovani si sono penetrati nel cimitero, davano slogan contro il regime. Oggi stesso, per esempio, della cerimonia della morte di questo bellissimo ragazzo, c'erano i pastoran che impedivano di fare lutto per questo ragazzo. Questo è per quanto riguarda l'Iran. Già ieri e oggi in tutto l'Iran lanciavano slogan a favore di Magi Tresor che lo sarebbero rivendicati, eccetera, eccetera. Allora, tu accennavi che dopo la morte di Mahsa Amini è scoppiata una rivolta. Mi pare che l'altra volta pure abbiamo spiegato. Questo vuol dire che la situazione in Iran è esplosiva. E quindi in passato il regime di crimini ha commesso veramente numerosi, ma questa volta la morte di Mahsa Amini praticamente come una scintilla che ha fatto scoppiare una rivolta che davvero ora possiamo tranquillamente chiamarlo una rivoluzione. E io spesso penso, regime, che cosa può fare per fermare? Non ha nessuno strumento, tant'è vero che sicuramente avete sentito, si parla che il regime frequenta Venezuela o altri paesi per trovare un rifugio dove fuggire dopo la caduta. Ismail, tu appunto accennavi che il regime deve, in qualche modo, il regime iraniano deve far vedere di essere spietato, intimorire proprio i suoi stessi, diciamo, gendarmi, quelli che insomma esercitano la forza in questo modo, come l'abbiamo visto, un po' per convincerli, per intimorirli, per diciamo spronarli a essere ancora più rigidi. Ma mi pare che, soprattutto con la seconda esecuzione, cominci ad aprirsi qualche critica, a sorgere qualche critica anche all'interno della teocrazia, con degli esponenti che dicono che forse non era necessario arrivare a questo, o perlomeno che non era opportuno. Mi confermi? Sì,
Ma vedi Gianni, il regime iraniano per rimanere al potere dall'81 fino a 84-5 ha fucilato 40-50 mila persone dissidenti. Dopo la fine della guerra dell'88, 1988, per non avere diciamo ribellioni post-guerra, ha fucilato oltre 30 mila persone in poche settimane per congelare la rivolta in Iran, ok? Quindi sempre ha usato, diciamo, questo metodo, però la società ad un certo punto arriva ad un punto, e questo un sociologo americano, Neil Smeltzer, ha fatto degli studi approfonditi. L'ultima fase della rivolta, quando ormai la volontà di cambiamento, la volontà di rovesciare un regime diventa una cosa comune, pubblica, a quel punto il dittatore capisce che ormai è troppo tardi, viene a parlare di cambiamento, questo, quest'altro. Nello stesso tempo aumenta la repressione, però più aumenti a questo punto la repressione, più monti la rabbia della gente e quindi più rivoluzione si riscalda. Solo che questo regime non è un regime dittatoriale normale, è molto molto più fragile, molto più arretrato, quindi non ha neanche la capacità di venire a annunciare qualche riforma, qualche aggiustamento. No, questo regime veramente è un regime cavernicolo e quindi l'unica cosa che ha è reprimere. Naturalmente all'interno di questo regime ci sono le persone che insomma capiscono queste cose, questa fragilità e dicono ma insomma perché se, anche secondo le leggi barbariche di questo regime tu non puoi ammazzare questi ragazzi per nulla. Ecco perché ci sono le voci dissidenti in Iran che confermano che questo regime veramente andato oltre ogni limite. Oh, e poi peraltro insomma, le accuse che poi hanno portato a queste esecuzioni sono cose appunto di chiaro stampo teocratico, la guerra contro Dio, insomma cose di questo tipo, insomma sono veramente inquietanti, ovviamente anche la rapidità dell'esecuzione in sé, insomma è tutto precipitato in un modo terribile. Dobbiamo dire che accennare a quella cosa, diciamo anche al tranello, i genitori che vengono chiamati, è una cosa estremamente, estremamente trucida, perché poi peraltro adesso mi è venuto in mente che anche con Masha Amini, quando l'hanno arrestata, mentre la portavano, dissero adesso andiamo da un'altra parte perché la portiamo a fare un corso per come si deve, ho letto questo, come si deve indossare il velo, un corso, poi dopo alla fine insomma è stata trovata trucidata come sappiamo. E poi ci sta tutto il discorso che adesso qua non possiamo soffermarci delle salme, la difficoltà di ottenere per quanto riguarda i familiari le salme di queste persone, di poter piangere i loro morti, di sapere dove sono sepolte e tutte queste cose, veramente è una cosa devastante. Io penso che potremmo anche inoltrarci a diciamo fare un ulteriore auspicio previsione, come abbiamo fatto con la nostra prima trasmissione intitolata Questa sarà la volta buona, immaginando uno scenario di un futuro Iran. Ci sta un'organizzazione che è di opposizione al regime dei mullah storica, che è il Mujahideen del Popolo in Iran. Ci sono anche altre organizzazioni, ma insomma la gente sta lì, combatte ancora. Quale è, secondo te, uno scenario realistico dopo la fine di questo, e speriamo quanto prima, di questo regime? Allora, intanto capiamo qual è il problema, poi andiamo verso la soluzione. Il problema in Iran è abbattere questo regime.
Dopo lunghi anni, anche chi in buona fede o mala fede pensava di riformare e aggiustare questo regime, ora siamo arrivati a un punto che tutti quanti siamo d'accordo, insieme alla totalità della voce del popolo iraniano che viene dall'interno, che bisogna abbattere questo regime. Quindi questo è il problema. Come tu hai accennato, in Iran esiste una resistenza, esattamente il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, formata a luglio del 1981 con l'obiettivo di abbattere il regime e costruire, diciamo, un Iran futuro, spieghiamo in che modo. Quindi, la più antica coalizione è una coalizione di cui i Mujahideen del Popolo sono il gruppo principale di questa coalizione, dove ci sono altri gruppi, altri partiti e altre personalità. E quindi, il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Questi sono tutti documenti approvati e pubblicati. Dopo aver abbattuto il regime iraniano, entrano in funzione consiglio da Parlamento provvisorio insieme ad un governo con un programma ben preciso. Si sono impegnati, il consiglio si è impegnato di portare il paese entro 6 mesi, e questa è una cosa nella storia, entro 6 mesi ad una elezione per la Costituente. Una volta costituita questa assemblea, si scioglie il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana con tutti, diciamo, le leggi, le cose, le proposte che ha fatto. Tutto praticamente decadono. Dopodiché c'è la Costituente che scriverà la Costituzione nuova e ci sarà il nuovo governo e quindi il paese va verso la democrazia, un regime democratico. La cosa che è importante è che il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana all'interno naturalmente ha le forze con ispirazione islamiche, ci sono laici, ci sono di vario genere, socialisti, eccetera, eccetera. Quello che è importante, l'impegno di questo consiglio è un governo laico, cioè la separazione, questo varie volte abbiamo accennato, a mio avviso il problema principale in tutto il Medio Oriente è questa mescolazione tra religione e lo Stato e governo. Quindi il Consiglio è per la laicità dello Stato e crediamo che questo sia. Dopodiché, quando ci saranno, dopo la Costituzione, ci saranno elezioni legislative, tutti partono da zero. Chi prende più voti? Il gruppo o la coalizione governerà, chi in minoranza fa l'opposizione. Questo è l'Iran futuro che pensiamo, auspichiamo, per cui veramente il popolo iraniano si batte da più di un secolo. E con il popolo iraniano anche Mariam Rajavi, che insomma è la leader di questo gruppo da molto tempo, un ingegnere se non erro, che ha avuto tra altre cose insomma anche alcuni problemi già con Shah, se non ricordo male, insomma. Sì, Mariam Rajavi, una sorella, è stata uccisa, fucilata dallo Shah. L'altra sorella, incinta di 7 mesi, è stata fucilata da Khomeini. Lei è una persona che già quando faceva studente universitaria si batte. Lottava contro la dittatura e anche adesso, e quindi diciamo che bisogna capire un attimino il movimento dei Mujahideen. Cerco di essere sintetico e preciso.
Guarda Gianni, dopo la caduta dello Shah, quando un minimo di spazio di libertà che c'erano in Iran, e quindi tutti i giovani, donne e uomini, ragazze e ragazzi, tra cui anche io, no? Abbiamo trovato, diciamo, questa primavera, questa aria nuova. Tutti sono venuti a fare la politica, a partecipare alla vita politica del paese, ma soprattutto molte ragazze. Ad un certo punto i Mujahideen hanno visto che ci sono tutte queste ragazze, o bisognava trattarle come, diciamo, soprammobile, oppure l'esercito, eccetera, eccetera, oppure no, bisognava veramente fare un qualche cosa di così radicale, in modo che le ragazze potevano venire a un livello accettabile. Dall'85 a oggi, all'interno dell'organizzazione dei Mujahideen, tutti i posti, diciamo, di rilievo, di dirigenza, è nelle mani delle donne. Le segretarie generali dall'85 a oggi sono le donne, e quindi nel 93, allora, durante la lotta e rivoluzione contro lo Shah, Khomeini, quando stava a Parigi, parlava sempre nei termini allusivi, parlava sempre nei termini generici. Invece i Mujahideen, il Consiglio, hanno parlato sempre con termini molto precisi. Per esempio, ci sono alcuni documenti approvati all'interno del Consiglio. Cosa pensano alle donne? Che cosa pensano ai lavoratori? Che cosa pensano per autonomia dei curdi? Che cosa pensano per le scuole? Eccetera, eccetera. Tra queste chiarificazioni hanno scelto Maryam Rajavi come Presidente della Repubblica, sempre per quel periodo di transizione, per essere chiari, per presentarsi. Tutto questo avviene se il regime attuale iraniano viene abbattuto per mano del Consiglio della Nazionale, capito? E quindi Maryam Rajavi è una donna simbolo. Tu sai che, per esempio, in Iran, in questo momento, con questo regime, le donne non hanno diritto ad essere Presidente della Repubblica. Quindi tu puoi immaginare che quando Maryam è stata scelta come Presidente, che colpo, diciamo, micidiale ha dato al regime. Io adesso non voglio aprire questo discorso complicato, che non è sede di sviscerare. Ma non è un caso, Gianni, che oggi in Iran c'è una rivoluzione cui leadership è nelle mani delle donne? Non è un caso. Beh, comunque sia, sicuramente anche nella nostra seconda trasmissione che abbiamo intitolato Donna, Vita, Libertà, che è lo slogan che in qualche modo era filo conduttore di queste rivolte, abbiamo detto che le donne sono protagoniste delle battaglie di libertà in vari luoghi del mondo. È un coraggio che io ritengo che abbiano, che non hanno gli uomini, una forza che non hanno gli uomini, e sicuramente Mahsa Amini è un simbolo, ormai un simbolo femminile. Questo oggi credo che non faccia assolutamente piacere alla teocrazia iraniana di essere, diciamo, in qualche modo accostata a questa connazionale che è una donna e non è un uomo, è un simbolo ed è donna. E Ismail, io ti ringrazio di questo tuo contributo, ovviamente per altre delucidazioni per quanto riguarda appunto questo discorso degli scenari ipotetici di un futuro Iran, siamo come Liberi TV disposti ad ascoltare anche altri contributi, altre testimonianze. Io penso che ci risentiremo, ci ritroveremo, Ismail, perché questa cosa penso che appunto andrà avanti, questa rivolta, e cominciano a scricchiolare alcune cose. Speriamo soprattutto che sia una, diciamo, una soluzione rapida, perché veramente siamo a livello si intuisce che c'è una sorta di quasi genocidio, una cosa enorme di persone che sono sparite, uccise,
sono nelle carceri e non si sa neanche in che condizioni, dove probabilmente, come spesso accade, sperando che accada presto, quando i regimi cadono, poi dopo si scoprono le fosse comuni, che possono essere fosse comuni, come succede per quanto riguarda i territori riconquistati dall'Ucraina, così chiudiamo come siamo partiti. Le fosse comuni che scoprono appunto gli ucraini che i russi hanno fatto nel periodo di diciamo, governo delle regioni che si erano presi, e possono essere magari in altra forma, per esempio con esecuzioni di detenuti o chissà che altro per quanto riguarda l'Iran. Speriamo che finisca tutto presto e ovviamente che la teocrazia ceda. Io ti ringrazio, Ismail. Vuoi concludere tu? Se mi permetti, allora, intanto tutta la solidarietà possibile al popolo ucraino, perché ucraini hanno dimostrato una cosa molto importante, che la dignità umana è molto molto importante. Quindi ad un certo punto, se tu devi scegliere alla tua vita o alla dignità, ucraini, come tutti esseri umani dignitosi, scelgono una vita, diciamo, dignitosa. Altra cosa, noi degli ultimi l'ultimo secolo in Iran c'è stato due rivoluzioni, sempre hanno deviato in un certo modo, perché insomma, adesso non entriamo in questo discorso, che forse in Medio Oriente, forse in Iran non vogliono la democrazia, hanno paura. Questa è una cosa molto errata, molto, quindi anche questa volta, in questi giorni, per esempio, sento qua e là che praticamente danno addosso ai mujahideen, che mujahideen sono così, mujahideen sono cosà. Quindi io invito tutti quelli che non sono affiliati al regime iraniano, non mi importa fino a ieri cosa facevano, ma invito tutti quelli che non sono affiliati al regime iraniano e lo vogliono abbattere, cosa che vuole il popolo iraniano, pensi a combattere il regime iraniano, e quindi facciano, diciamo, come sanno fare, lasciar perdere altre opposizioni, che questi conti ne faremo dopo in un ambito democratico. Quindi io credo che oggi chi anziché prendersela col regime, prende con la forza della resistenza iraniana, sicuramente sa del regime iraniano, quindi sarà. Quindi io credo che bisogna tutti quanti unirci contro il regime iraniano. Perfetto, allora con questo auspicio e la previsione, la speranza, auspicio che questo regime iraniano cada quanto prima, chiudiamo qui. Grazie Ismail, continuate a seguirci e facciamo girare questo video. Donna Mita Libertà, dillo tu in persiano. Zan Zendegi Azadi. Grazie a tutti, ciao Ismail. Ciao, a presto.